Buon giovedì amici di InfoCilento, siamo sempre qui nei nostri studi di Agropoli per un nuovo appuntamento con il nostro detto tra noi. Oggi siamo felici perché abbiamo un ospite qui con noi dal vivo in studio, come vedete dall'inquadratura, e ringrazio per questo, per le bellissime immagini e anche la regia di Andre Giaccio, però do il piacere a Roberta di introdurvi il nostro ospite. Eh sì, ciao Antonella e ben ritrovati a tutti i telespettatori di InfoCilento. Oggi devo dire una puntata rock and roll, Molto capiremo rock. tra un po' perché. Perché, come dicevi, abbiamo un ospite, Pietro Del Duca, e Del Duca in arte Peter. L'avete già visto? Eccolo qui. Allora, Peter, partiamo subito con questa nostra bella chiacchierata. Tu sei un artista a tutto tondo, cantautore, scrittore, frontman di vari, insomma, gruppi musicali. Ma quando e come è nata la tua passione per la musica? Raccontaci un po'. Partiamo un po' proprio ai tuoi Dalle inizi, origini. dalle origini. Ok, ragazze, diciamo che la musica mi ha scelto. Ero piccolino, 7 anni, 6 anni, a casa mia c'erano già delle chitarre e niente, mia madre ci ha portato a mio fratello nel coro della chiesa e quindi ho iniziato questa trafila, questo background coristico, il quale fino a 13 anni mi ha accompagnato. Poi ho ascoltato i Black Sabbath, sono Ecco, uscito dal dalla coro chiesa. della chiesa ai Black Sabbath. Diciamo, e poi ho cominciato a farlo seriamente, i primi gruppi, le prime band, le amicizie, quindi lo scrivere che mi ha sempre accompagnato. Ecco, e alla fine ho deciso di prendere la chitarra per dare voce ai miei scritti, alle mie poesie, ecco, insomma, così è nato l'incipit. Ecco, è bella questa cosa che dici, che è stata la musica che ha scelto te e non il contrario, no? Quindi una sorta di predestinazione ci leggo in questa tua frase. Però io volevo, Roberta è partita dalle origini, io voglio subito invece tuffarmi in questo tuo bellissimo nuovo progetto, perché tu proprio domani partirai per Milano per portare avanti questo progetto, quello del nuovo singolo che, se non vado errato, ho studiato, Mai nessuno è come me. E certo, nessuno Ecco. come me, quindi E quindi già questo la dice lunga. Però ci dicevo, a sono. Milano, perché raggiungerai uno degli studi di registrazione probabilmente più rinomati. Tra l'altro abbiamo anche delle foto, adesso ci dirai tu di quali studi si tratta, ma davvero Certo. frequentato dagli artisti, ecco, vediamo Gianni Morandi, Tiziano Ferro. Andrai anche tu per lavorare a questo Pensa un progetto, po', pensa un che ti po'. ha portato anche a collaborare con un altro grande maestro, che è il maestro Ernesto Vitolo. Quindi raccontaci un po' tutto, come sei arrivato a questo progetto e cosa andrai a fare di preciso poi lì in quegli studi. Certo, assolutamente, lo studio, diciamo, per chiunque abbia un pochino di dimestichezza con gli studios, è lo studio, quello è il Massive Art Studio di Milano, dove passa un pochino la discografia, non solo quella recente, quella attuale, ma bensì quella storica, quindi con le produzioni più grandi, dai più venduti in Italia, quindi essere lì per me è un successo, è già essere mainstream, questo pezzo già prima di uscire ha un che di mainstream, quindi io penso che entrare, solcare quelle porte era una cosa a me impensabile, immaginata, e trovarmi lì è una bella sfida con me stesso, questo sì, perché devo tirare fuori il meglio, le performance migliori che attendo da me stesso. Quindi cimentarmi mi farà alzare la pretesa che ho verso di me, Dicevamo giusto? anche la collaborazione col maestro Ernesto Vitolo, che ricordiamo, insomma, ha Certo. collaborato con i più grandi, se La tu musica vuoi. italiana, certo, lui ha, diciamo, è presente la sua tastiera in tutte le registrazioni, album di Vasco Rossi, Bollicine, Gli Spari Sopra, Liberi Liberi. Poi ha fatto tantissimi altri artisti, Edoardo Bennato, Marina Rei, Mia Martini, fino ad arrivare al sodalizio con Pino Daniele, quindi tutti gli album, Nero a metà. Per me equivale a uno stadio pieno, avere una considerazione da parte di queste persone che hanno partecipato al successo di Vasco Rossi, cioè, di Pino Daniele, per me avere la considerazione musicale e arrivare a queste persone equivale a un successo, Lo quindi, è, lo cioè, è, lo è a tutti gli insomma, effetti. io da che cantavo nel coro non mi sarei mai immaginato, ecco, di arrivare a
a persone che hanno suonato con Pino Daniele, Vasco Rossi. Cioè. Che cosa ci puoi raccontare proprio della genesi di questo tuo singolo? L'hai scritto tu da solo? Quando l'hai scritto? Perché lo hai scritto? Insomma, non essere avaro di dettagli e di spoiler. Spoileriamo, dai, siamo qui, spoileriamo. Ok, ci sta, giusto il tuo invito. Insomma, il pezzo è nato davvero in un singolo istante. Io non avevo pensato né di scriverlo né di comporlo. Ho preso la chitarra, avevo queste idee che mi brulicavano nella testa. Insomma, un pochino potrebbe essere come titolo l'avvio di tutti, perché mai nessuno è come me. Dato che c'è un mondo di unici che si somigliano, sono unici che si somigliano, io voglio essere veramente, strapolarmi da tutto il ti contesto. Ti chiami fuori tu. Quindi mai nessuno è come me. È un richiamo a uscire fuori dalle somiglianze, dai contesti. Io non voglio somigliare a nessuno, mai nessuno è come me. Ed è un invito a chiunque a ritrovare quel mai nessuno è come me. Il pezzo è nato alla chitarra. Alla chitarra. Pensavo un po' ai miei amici, quindi racconta qualcosa che ho passato 5-6 anni fa. Qualche riscoperta, ecco, anche per me stesso, come mi sento oggi, come mi trovo, e quindi così è stato un flusso totale. Certo, il pezzo è difficile, perché fare questo esperimento musicale tra i generi, attuale, renderlo modernissimo, beh, ci ho dovuto faticare tanto su mettere insieme bene le parole. Quindi, su che genere ci attestiamo più o meno? È un alternative hip hop, rock, tantissime mescolanze, c'è la tastiera di Ernesto Vitolo, c'è Olli Riva che metterà qualche arrangiamento, insomma, ho fatto questo bridge, questo ponte. E vediamo come va, perciò è molto, molto difficile. Mi sono secondo me azzardato un pochino artisticamente, perché è una sfida non da poco, però il testo è venuto tutto spontaneo. Ok. Così come la musa vuole, cioè per noi scrittori. E certo, è una sfida sicuramente ed è un bellissimo progetto, ovviamente noi seguiremo, no, questo tuo progetto, ma vivi di musica, ci dicevi. Ecco, come vivi anche il contesto musicale nel nostro territorio, quindi quello del Cilento, che riscontro c'è? Ecco, su questo aspetto cosa ti senti di dire? Ovviamente ci sono tante, no, band anche locali, artisti locali, nessuno è come me, però sappiamo che un po' di competizione, forse un po' di rivalità anche esiste, no, in questo campo. Che ci dici? Allora, ti dico subito la sincera verità. Io ammiro tutti i miei, diciamo, colleghi che ci sono qui, però il nostro movimento, quindi il cilentano, che va dalla musica popolare, la quale io, cioè, ho suonato e che ho dentro di me, fino ai contesti più alternativi, purtroppo soffriamo di questa cappa, cioè abbiamo una cappa addosso. Mai nessuno è uscito nel mainstream, ok? Quindi mai nessun artista cilentano può essere capofila per tutti quanti, quindi a noi manca un capofila. Se esce un artista cilentano, io penso accenda gli spotlight, i riflettori, su tutta la scena che c'è nel Cilento. Quindi quello che alcuni non hanno capito è che se esce uno, magari escono tutti quanti. E quindi hanno questa sorta di retropensiero che ci tiene in questa cappa. Io da questa cappa non ci voglio stare, ho bisogno di respirare e quindi riesco ad evadere. Ovviamente ho profonda ammirazione per tutti e da chiunque ho preso qualcosa, ecco, diciamo, dai miei prof, ai miei maestri, a chi magari è collega, a chi fa un altro tipo di genere. Ecco, io non facendo un solo genere, essendo aperto a almeno 6-7 stili musicali, questo mi permette di avere tantissime influenze e non rimanere chiuso lì, quindi riesco più o meno a essere collega di tutto, di tutti. E questo è bello, sono Poi la mentalità, Robben, la mentalità è quella che un pochino me corsa, come si dice sotto casa mia. Però diciamo che sei uscito già diverse volte fuori dal Cilento, perché hai collezionato tante esperienze importanti, hai suonato all'Idroscalo a Milano, a Roma, insomma ce n'è una di queste volte in cui sei evaso che ti è rimasta particolarmente impressa, cioè qualche ricordo particolare?
Ti dico il ricordo, ma sinceramente ti rispondo in maniera sincerissima. La migliore esperienza sarà quella che farò, quindi Ah, ho ecco, già quindi. archiviato tutto, diciamo. È come se non avessi fatto niente, quello che dico ai miei amici. Però belle le esperienze Come che hai no, fatto figo, già. figo, figo, fighissimo, tantissima roba e mi sono trovato con artisti Anche qui al meeting super. del Al mare meeting ho con fatto tre meeting, Bennato. ho fatto tre meeting, anche qui. Ecco, insomma, ne abbiamo fatti, però sicuramente ricordi con gli amici, la conoscenza di nuove persone, anche quelli dello spettacolo, tipo Battiato che ci diede il permesso, io non l'avevo riconosciuto, Aia, perché ai. tornavo dalla spiaggia e questo signore nel backstage mi dà la precedenza con la camicia, dico, è il maestro. Il maestro. Quindi voglio dire, ti trovi, che ne so, delle volte al fianco di alcune persone che tu sei lì a suonare al tuo trip e mio Dio, ti trovi Il Battiato, ti maestro trovi Battiato che ti ascolta o comunque ti gira un intorno. vota formis. Insomma, mi sembra di capire che tu sei per il qui ed ora, no? Vivi tutto al momento, Il però momento, ecco, il momento. Ma quindi brava. lui è già a domani quando partirà per Fammi Battiato. ricordare, se no perdo il Esatto. treno. Ma ovviamente dai molta importanza anche alle parole, no? L'hai più detto anche in varie interviste, ma ti è mai capitato nella vita di avere un attimo, cioè proprio nel non avere le parole giuste, esatte, magari in un contesto Ci particolare? sono Ci le sono delle situazioni della situazioni, vita in eh? cui non si hanno parole. Sarà capitato anche a O te. anche per comporre una canzone, insomma, sarà capitato, penso, nella tua vita. Assolutamente sì, è quello il silenzio docet, quindi io amo il silenzio, amo decantare e l'escatologia della parola, delle parole, proviene proprio da quel sentire. Ecco, noi ci siamo un po' smarriti, ci siamo un po' persi, perdiamo un pochino il senso, il significato della parola. E quindi non si deve parlare tanto per, altrimenti meglio il silenzio, meglio il silenzio. Stiamo in un periodo dove siamo ricoperti di mondano, di sociale, tutti somigliano a tutti e mai nessuno è come me, quindi quel silenzio, se, Autociti. sì, assolutamente. Quindi sembra paradossale, ma per avere sempre le parole più giuste è importante e necessaria la buona dose di silenzio prima. È vero, è Esatto, così. tantissimo. Ecco. Sentire, Quindi sentire il silenzio. sentire il silenzio è bello, mi Bella, piace. bella, Questa me la sì. scrivo, me la segno perché me la devo ricordare. Ma detto tra noi, tu devi sapere che la nostra trasmissione finisce sempre con un detto tra noi. E quindi Sì. una domanda un po' maliziosetta, magari se riusciamo. No, non gossip, però noi di solito agli artisti, sai, chiediamo, ma c'è quel cantante o quell'artista con cui proprio sogni di voler collaborare? A te che sei, nessuno è come te, appunto, Brava, sei tu, brava. io ti faccio invece la domanda contraria. C'è un artista, senza voler offendere nessuno, un artista o un genere di musica al quale tu diresti: guarda, no, grazie, perché davvero sei una cosa troppo diversa da me, dalla mia musica? Bella Senza domanda, Antonio, senza parole, parole. la mia Fammi sentire il silenzio che dice. No, domanda. guarda, no, no, accetterei comunque la sfida, anche se non fosse di mio gusto, sinceramente proverei a starci dentro. Quindi a livello artistico, no, no, non escludo nulla, non escludo nessuno, quindi, Ecco, ok. quindi vedi un po', tipo, non so, mi viene in mente un Fedez e un'Orietta Berti. C'è C'è questa, qualcuno no, così? mamma mia, l'hai trovata, oh mio Dio, L'ha trovata, hai visto? mamma mia, me l'ha fatta. J-Ax, forse tu. Jax è forte, lo ammiro con gli articoli, ha fatto Ma hai detto. tantissima roba. No, Fedez e Laurietta Ecco, ma Berti, hai detto, no, no, ecco, no, no, no no, no, a no, Fedez o no a Orietta Berti o a entrambi, fammi no, a capire. entrambi, Entrambi, assolutamente. bello, No, l'abbiamo quella canzone, tolta. oh mio Dio, no. Facciamo questo Fedez, mi dissing. spiace, no, se ci No, stai ascoltando, per noi è no, no, no. Fedez. Però Grave. dai, prima ci parlavi, hai detto gossip, c'è qualche gossip Che che ci vuoi dovremmo raccontare? sapere? Perché, ecco, No, 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 niente, no, no, no. Sono già vogliamo. chiacchierato Sei abbastanza. Diciamo chiacchierata, ma. che mi è capitato quest'estate di scoprire un'attrice, ecco. E insomma, siamo diventati molto amici e wow, devo dire la verità,
cose inaspettate. Sì, ma hai fatto una domanda gossip, diciamo. Ma non ci puoi lasciare così. Grande schermo. Sta distruggendo i cuori delle nostre telespettatrici più giovani. Mi spiace, ha conosciuto l'attrice e da quello che capisco, ragazze, la cosa è seria. No, assolutamente. Pensavo fossi chiacchierato in quel senso, perché se ne è detta un pochino, si sono dette le cose un pochino in giro, sì. Pensavo fosse amore, ma invece era un quindi talento. Si sono dette a torto o a ragione? Si sono dette le nostre cose a ragione. A ragione, insomma, okay. Mi hanno visto con questa attrice, insomma. Non è che non avevamo visto questa attrice, Insomma, se hai ancora qualche contatto e l'attrice ha voglia di fare anche lei un'intervista qui con noi, Diciamo, ce la puoi portare. È sulle serie che vedete su Netflix, insomma. Hai detto niente. Vabbè, allora aspettiamo, cari amici telespettatori, nei prossime puntate. Diciamo, abbiamo capito, Peter. E noi crediamo molto al fatto che sia un'amica. Io direi, Roberta, che siamo a posto per oggi. Si capisce bene. Direi di sì. Okay. E allora ringraziamo tantissimo il nostro Peter per essere stato con noi qui in presenza. Sì. E in bocca al lupo per il tuo viaggio a Milano che intraprendi domani. Il lupo è... Steel Rock, ragazzi. Rock and roll. Torniamo rock qua con Mai Nessuno è Come Me. Esatto. Lo facciamo sentire, ok? Yeah. E allora, Roberta, salutiamo i nostri telespettatori. Grazie per averci seguito anche questa settimana. Rimanete sempre con noi sul canale 79 del Digitale Terrestre. Eh sì, grazie a tutti per averci seguito, noi rimandiamo l'appuntamento giovedì prossimo e vi ricordo sempre di restare informati anche sul nostro portale web infocilento.it. Alla prossima!